Le operazioni di recupero del relitto del peschereccio croato, colato a picco davanti alla costa fanese dopo aver urtato le scogliere soffolte davanti a Torrette di Fano, nella notte tra il 26 e il 27 settembre scorso, con due marinai che si sono messi in salvo a nuoto, hanno preso il via alle prime luci dell'alba di oggi. A far pendere l'ago della bilancia per la giornata odierna le previsioni meteo avverse per i giorni a venire, che con il mare grosso avrebbero impedito qualsiasi operazione, con il rischio anche che il mare forza 4-5 previsto sballottasse il relitto a tal punto da far fuoriuscire dai serbatoi i 1000 litri di gasolio, con un conseguente danno a tutto l'ecosistema. Questa mattina verso le 9 ci siamo imbarcati anche noi con la nostra troupe dal porto di Fano assieme al comandante del porto di Pesaro. Siamo a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto del compartimento marittimo di Pesaro e stiamo raggiungendo insieme all'equipaggio il punto dove è naufragato il peschereccio croato per assistere e visionare alle operazioni propedeutiche al suo recupero. Il mare calmo ci consente di raggiungere il luogo in una ventina di minuti grazie alla potenza della motovedetta inaffondabile della Guardia Costiera sulla quale ci troviamo, adibita alla ricerca e soccorso in mare H24 ogni tempo. Ed eccoci arrivati sul punto dove è naufragato il peschereccio, quello è il pontone che dovrebbe comunque imbragarlo e tentarlo di sollevarlo dal fondo. In questo momento si trova adagiato su un fianco, qui a largo di Marotta ci sono già due unità della Guardia Costiera che stanno presidiando il punto dove esattamente è colato a picco con la falla il peschereccio. Presenti anche oggi sul posto dell'inabissamento i sommozzatori della Guardia Costiera provenienti da San Benedetto che supervisionano le operazioni assieme a quelli dell'azienda incaricata, specializzata in recuperi, la Marine Consult di Ravenna, i quali poi, fatte le dovute valutazioni, dovranno dare l'ok per le manovre di issaggio sul pontone Magnum della ditta Mentucci di Rimini. Adesso i sommozzatori stanno verificando la fattibilità, poco fa hanno detto che è possibile farlo, inselleranno il peschereccio e con l'ausilio anche di alcuni palloni lo tireranno su. Ovviamente i nostri sommozzatori daranno un'assistenza ai sommozzatori della Guardia Costiera, però è la ditta che è quella che effettuerà l'intervento vero e proprio. La barca è stata sottoposta a sequestro giudiziario da parte della Procura e quindi appena sarà posta a secco verrà messa in un cantiere per poter essere ispezionata sempre dalla Guardia Costiera. Sono state fatte circa 4 ispezioni subacquee da parte dei sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto e per fortuna ad oggi le casse sono perfettamente stagne. La grossa gru del pontone aggancia il relitto staccandolo dal fondale e grazie alle tecniche descritte dal comandante il peschereccio da 14 metri riaffiora dalle acque e viene assicurato alla murata destra del pontone, non del tutto fuori dal pelo dell'acqua. In queste condizioni poi, in poco meno di un paio di ore, verrà portato alla banchina 11 del porto fanese.